RPZ. RPZ Radio.0 Napoli Magazine Live. Sponsored by Euronics Gruppo Tufano. Studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap. 2 minuti dopo le 14, giovedì 31 ottobre 2024, buon Halloween a tutti, oramai una festa, una ricorrenza, un modo per spendere soldi come tanti altri importato dagli Stati Uniti, se non ricordo male, anche se qualcuno ha detto addirittura che ha origini calabresi. Halloween, vabbè, vedremo poi. Buon pomeriggio e ben ritrovati a Radio.0, io sono Michele Sibilla, pronti per la prossima ora a parlare del Napoli. Apriamo le porte di Napoli Magazine Live con il Napoli solo in vetta alla classifica, che aumenta il distacco dalla Juventus, fermata ieri allo Stadium da un ottimo Parma, mentre resta invariata la distanza con l'Inter, che ha battuto l'Empoli, ma soltanto dal momento in cui la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi ha avuto la superiorità numerica. Avanza l'Atalanta, ora terza, che supera la Juventus. Atalanta e Inter, che saranno le prossime avversarie del Napoli. In 8 giorni, titola Sky Sport, il Napoli si gioca tutto. Oddio, se siamo alla 10ª giornata di campionato e non dobbiamo parlare di scudetto, perché la 12ª dovremmo parlare di scudetto? È la solita domanda, forse anche un po' retorica, ma lo chiediamo a chi ne sa più di noi. Carlo Verna, buon pomeriggio. Carlo, ben ritrovato. Buon pomeriggio, ci mancherebbe che ne sappia più di altri. Insomma, cerchiamo di masticare calcio e di dire qualcosa che magari in una bella interlocuzione come quella con te, che spero gradita agli ascoltatori che saluto, possa essere una riflessione utile in relazione a quello che dicevi. Posso che ricordare la famosa commedia di Edoardo, gli esami non finiscono mai. Dopo aver vinto per la prima volta con una big, che però ho azzoppicato, diciamocelo francamente, poi aveva delle assenze l'altro giorno al Grazia, qua al Milan, e adesso si fa veramente sul serio, non perché sia decisivo per lo scudetto ovviamente, ma perché si tratta di capire se quello che il Napoli ha fatto finora, con grande tenacia e personalità, ma non un'estetica del calcio francamente apprezzabile, certo, che possa reggere l'urto della sfida, prima con la terza, che a mio giudizio è la prima da un punto di vista estetico, cioè l'Atalanta, che con la seconda, che è la formazione campione d'Italia ed è la squadra assolutamente favorita rispetto a tutte quante le altre. E così facciamo contento anche Conte, che non può sentirsi indicato come favorito nella lotta per lo scudetto solo perché ha 4 punti in più alla 10ª giornata. Assolutamente, anche se poi Carlo, dopo la partita con il Milan, Conte ha risposto al suo vecchio amico e compagno di squadra Ciro Ferrara: qui nessuno gioca a nascondino, non ci nascondiamo. È chiaro però che come il Napoli ci sono almeno altre 3-4 squadre che aspirano a vincere lo scudetto, ed è giusto che sia così. Per me ha fatto anche un'altra ammissione importante, sì, quella del quanto sia bello e forte questo gruppo. Questo, sì, mi sembra una cosa molto 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 significativa, non credi? Assolutamente, io lì proprio volevo arrivare, Carlo. In questo momento il Napoli è ancora un cantiere che secondo me può tirar su una bella villa sicuramente, e per ora Conte può contare su due aspetti fondamentali. La testa, dicevi bene, benissimo, è probabilmente il primo successo di Conte, e il primo bis, quello che appunto detto, aver trovato, ma aiutato a ritrovarsi più che altro, un gruppo unito, bello, forte, granitico, che è capace di soffrire, di superare tutte le difficoltà e alla fine di raccogliere meritatamente i punti che sta raccogliendo. Ma sono state colmate le voragini dell'anno scorso, penso in particolare a quella lasciata da Kim, perché questo buongiorno, al di là del passaggio sbagliato in misunderstanding che c'è stato in area di rigore, ma è una saracinesca da solo, voglio dire, veramente un acquisto eccezionale. Peraltro, come dire, fa anche piacere che Napoli abbia 4 italiani, no, in squadra, perché poi
bisogna pensare anche ai colori della nazionale, e questa è una nazionale che è fuori da due mondiali, è veramente, per una squadra che ha vinto quattro volte il titolo meritato, una cosa di questo genere che gli dà vendetta. Ma se tutti gli italiani sono fuori dagli 11 titolari, questa nazionale è affidata a Spalletti, non potrà mai crescere. Il Napoli dà un bel contributo tenendo quattro solidi titolari, quali sono appunto Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e questo Politano che Conte ha reinventato in un altro ruolo. Assolutamente, possiamo dire che in questo momento, Carlo, a proposito di Conte e del suo passato juventino, in questo momento Politano, con maggiore classe, però dobbiamo dirlo, ricorda moltissimo Di Livio, cioè un giocatore preziosissimo, il vero equilibratore, il vero ago della bilancia. Sì, e questo diciamo che è il valore aggiunto maggiore che il tecnico ha saputo dare al di là della personalità, perché gli altri obiettivamente gliel'ha dato il presidente, che per lui ha fatto quello che non aveva fatto per tutti gli altri allenatori che lo hanno preceduto, perché la campagna acquisti, l'abbiamo detto più volte, è stata sontuosa. Ma l'invenzione di questa posizione di Politano, che poi veramente a un certo punto della partita è gioco forza stanco e ha tenuto nel progetto bene anche Pasquale Mazzocchi, no? Che può sostituirlo nei minuti finali, questa è, dobbiamo riconoscerla, che è un'invenzione di Conte. E detto questo, da un punto di vista dell'estetica del calcio, posso dire che l'Atalanta mi piace molto più del Napoli, e questo non toglie nulla ai valori di classifica e al fatto che si auspica che la squadra partenopea possa prevalere, far prevalere il carattere, la grinta all'estetica. Però detto questo, l'Atalanta pratica un calcio a mio giudizio bellissimo. Assolutamente, e sarà la prossima avversaria degli azzurri, un calendario in crescendo, no? Visto che si è parlato tanto di calendario fino a due domeniche fa, fino a due partite fa, adesso insomma continuiamo a parlare di calendario che veramente, Carlo, prima della sosta, alla prossima sosta, dirà probabilmente davvero se il Napoli almeno in questo momento è la squadra da battere. Ma sì, direi che assolutamente è una splendida prova del 9 di quel che al momento dice la classifica e di quel che ha detto il campionato finora, tolto ovviamente la partita di Verona, che io penso, e spero che tu condivida questa opinione, sia stata in qualche modo la svolta. E io voglio ricordare una persona che mi è molto cara nello sport partenopeo, Paolo De Crescenzo, che grande. Catartico il valore delle sconfitte, perché dalle sconfitte si impara e con le sconfitte si cresce. Per fortuna, capitata la prima giornata, questa sconfitta, che se andranno bene le cose, incrociamo le dita, dovrà essere benedetta, perché quella che ha fatto trarre il dado al presidente De Laurentiis rispetto agli acquisti che si dovevano fare per chiudere il cerchio. E per chiudere il nostro cerchio invece, Carlo, ci concentriamo sul rinnovo di Kvaratskhelia, assoluto protagonista martedì sera a San Siro, gol straordinario, altro che errore di Maignan, insomma là è un gol d'autore, un gol d'artista che soltanto Kvaratskhelia riesce a fare. Sembra che le parti finalmente si stiano avvicinando, sembra che l'ostacolo più difficile da superare in questo momento è la clausola che l'entourage del calciatore non vorrebbe arrivasse ai 100 milioni, mentre il Napoli, secondo me, anche giustamente, non vuole inferiore ai 100 milioni. Credi che sia la volta buona, soprattutto se poi Kvaratskhelia continua a fare le sue magie e soprattutto il popolo napoletano continua a fargli sentire l'amore, l'affetto e la passione? Guarda, non so se sia la volta buona, però auspico veramente che lo sia. Credo che la società stavolta abbia fatto le offerte congrue, penso anche che ci sia una clausola rescissoria a 100 milioni per Kvaratskhelia, visto che il Paris Saint-Germain era pronto a offrirli, anzi faceva pacchetto con Osimhen, e forse potrebbe essere anche
considerato un errore non aver fatto questa operazione, soprattutto per quello che sarà l'incognita del valore che si venga alla fine di questa stagione. Detto questo, e quindi auspicando che si concluda e che l'entourage Baraschelia si renda conto che la proposta o c'è congrua, sicuramente il Napoli da un punto di vista morale è un po' in debito con quello che chiamiamo il maghetto Giorgiano, perché insomma questo è stato il miglior giocatore dell'anno dello scudetto, quantomeno la sorpresa più clamorosa all'anno dello scudetto, riconosciuto anche dalla Lega di Serie A, e continuare con un ingaggio che tra quelli minimi, ormai da un anno e 3-4 mesi, insomma francamente finora bene non è stato trattato. Adesso mi sembra congrua la proposta. Assolutamente. Caro Carlo, buon fine settimana e alla prossima. Forza Napoli. Alla prossima, buon pomeriggio a tutti. RPZ Radio.0. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live. 14:18, ancora buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla, benvenuti a Radio.0, benvenuti a Napoli Magazine Live. Naturalmente si parla del Napoli, atteso da due super sfide in 8 giorni. Gli azzurri affronteranno un doppio impegno nerazzurro, prima al Maradona, domenica lunch match contro l'Atalanta e poi contro l'Inter prima della prossima sosta. Insomma, due partite toste e contro due squadre in ottimo momento di forma, l'Inter ancora favorita per la vittoria dello scudetto, l'Atalanta tra le squadre papabili. Ma sentiamo se è arrivato tra noi il direttore di NapoliMagazine.com. Caro direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Michele, a tutti gli ascoltatori. E noi continuiamo alla grande, caro direttore, con il capitano Ciccio Montervino. Ciao Francesco. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Francesco, si parlava tanto di calendario e si continua a parlare di calendario. Il primo scoglio superato, a pieni voti secondo te, Ciccio? Allora, a pieni voti, perché la prestazione fatta dal Napoli è stata una prestazione di grandissimo livello, dove dimostra la concretezza, la cinicità, il pragmatismo di una squadra che ormai ha immagine e somiglianza come l'allenatore. Quindi è chiaramente un passaggio a pieni voti, dimostra tanto, dimostra che il Napoli c'è, che il Napoli inizia un percorso di partite difficili con una vittoria in casa del Milan che non è mai semplice, una vittoria che catapulta adesso il Napoli realmente come prima favorita per questo campionato. Nessuno l'avrebbe detto all'inizio dell'anno, anche se poi molto spesso si fantastica, no? Però poi dobbiamo essere bravi e tecnici nel dire quelle che sono le verità. Il Napoli inizialmente non partiva per niente come favorita, ma partiva fra le squadre che dovevano lottare per un posizionamento in Champions. Oggi, con grande onestà, dopo il 4-4 di Inter-Juventus, mi sembra che un po' siano cambiate le proporzioni. Antonio. Ciao Ciccio, il Napoli è in vetta alla classifica, guarda tutti dall'alto. Intanto le altre fanno difficoltà, vedi per esempio la Juventus fermata al Parma, l'Inter che comunque resiste a meno 4. Cosa ci dice questo inizio di campionato, queste prime 10 giornate? No, ci dice che Conte è tornato in Italia per lasciare il segno di nuovo. Lo ha fatto in una squadra che probabilmente gli ha dato la possibilità di intervenire come lui desidera e come lui ha sempre fatto, e ci dice che il cambiamento epocale di struttura della Juve per ora non sta funzionando, o meglio, ci vuole del tempo come in tutte le cose, e quindi anche la Juve ci metterà il suo tempo, e che l'Inter probabilmente con un anno di età media in più rispetto all'anno scorso, probabilmente dei valori si appiattiscono, e quindi pensare che l'Inter l'anno scorso nell'ultimo quarto d'ora era la squadra che prima al primo posto in classifica per gol subiti nell'ultimo quarto d'ora, e quest'anno è all'ultimo posto e subisce tantissimo. Probabilmente la tenuta anche atletica di certi giocatori che hanno anagraficamente un anno in più non aiuta, e quindi ne può approfittare il Napoli, che invece è una squadra che sta dimostrando che la stagione dell'anno scorso dopo 10 anni è stata soltanto una brutta parentesi. Invece dall'Atalanta cosa ti aspetti? Orario particolare, 12:30. Con l'Atalanta è una squadra fortissima,
l'Atalanta è una squadra che può vincere contro tutte, però può anche perdere contro tutte, perché non fa strategia, ha il suo modo di giocare a calcio, ha il suo modo di impostare la partita, non si interessa chi è l'avversario e porta avanti il suo credo. Questo è uno dei motivi per il quale il Napoli ne può approfittare, però sarà una partita dove il Napoli può realmente ancora staccare e prendere punti da altre. Io, se mi dovessi chiedere quale partita vedi più difficile tra Atalanta e Inter, ti dico più difficile quella con l'Atalanta, perché quella che con l'Inter poi sarà uno scotto diretto a tutti gli effetti, e mi farebbe piacere arrivare a quella partita sempre con un più 4 su 3. Assolutamente. Ciccio, terza partita consecutiva per Gilmour, accolto al momento della sostituzione da un 4 top pronunciati da Antonio Conte. Sei d'accordo? 4 volte top lo scozzese, che miglioramenti poi hai visto? Allora, è chiaro che quando sostituisci Lobotka il problema è molto serio, perché uno nell'immaginario ha davanti a sé, davanti agli occhi, no? Le prestazioni di un calciatore strepitoso che anche in una stagione critica come quella dell'anno scorso ha fatto la differenza. Quindi viene visto chi sostituisce questo giocatore con un occhio particolare. Gilmour è in fase crescente, l'abbraccio alla sostituzione di martedì con Conte, alla sua sostituzione è stato magnifico, e che ha in qualche modo fatto capire realmente quanto l'allenatore sia contento della crescita di questo ragazzo. È un giocatore forte, io credo che possiamo anche permetterci in futuro di pensare che Lobotka possa anche non finire la carriera a Napoli, ma possa anche andare in altri liti, e oggi il sostituto reale ce lo ha in casa, che per caratteristiche fisiche è molto simile, però chiaramente Lobotka è sempre Lobotka. Antonio, Ciccio ha fatto gol Romelu Lukaku, e questa è sicuramente una notizia positiva. Su Kvara, che anche lui ha segnato un gol straordinario per qualità tecnica, ti posso dire che notizie che ci arrivano vedono un avvicinamento, anche una schiarita sul fronte prolungamento del contratto, rinnovo, adeguamento, chiamiamolo come vogliamo. Ma secondo te quanto inciderà anche Conte nella permanenza di Kvara a Napoli? Guarda, Conte è determinante, ma sono determinanti anche le sue dichiarazioni quando dice, quando poi come diciamo noi, non si mette in mezzo a certe situazioni, e lo ha fatto in un'intervista qualche settimana fa, dicendo io metto davanti sempre la squadra, poi a quello che è l'individualità. Però il Napoli non può perdere questo giocatore, siamo con un anno e mezzo di ritardo secondo me per il suo rinnovo, quindi è arrivato il momento di mettere un punto a questa storia e rinnovare questo giocatore, che è il più forte calciatore che c'è in Italia sicuramente, e quindi ti permette anche in un futuro di poter stare in maniera serena e tranquilla e pensare realmente se poterlo vendere o meno. Però il Napoli non può fare a meno di rinnovare questo giocatore. E su Lukaku invece? Ma Lukaku è un giocatore che sta in qualche modo crescendo di condizione. A me ha sorpreso non il gol che ha fatto, ma ha sorpreso la spallata che ha dato a Pavlovic, che lo ha completamente disintegrato, e se uno dice fisicamente ancora non è un giocatore a posto, penso che con quella spallata ha iniziato a far chiarire alcuni concetti, dicendo forse mi sto mettendo veramente a posto adesso, quindi sono un po' più tranquillo dopo quella spallata. Pavlovic sembra abbia chiesto il numero di targa del camion che l'ha investito dopo quella... No, ha chiesto chi è che gli deve sistemare la spalla, perché voglio dire, lo ha completamente disintegrato, un giocatore che ha tanti chili e centimetri. Questo è un dato che a noi ci deve far sentire un po' più tranquilli. Antonio? Sì, no, è vero, la spallata è stata fenomenale, anche perché poi qualcuno addirittura ha detto no, però è fallo, ragazzi, ma quale fallo? Quella è proprio presa di posizione, movimento giusto, con i tempi giusti. Il Napoli non può fare a meno di Lukaku, Antonio. Il Napoli non può fare a meno di Lukaku. Lukaku è il giocatore che Conte vuole nel suo reparto offensivo, che ti fa salire la squadra, che ti garantisce chili, centimetri e soprattutto tiene impegnati almeno un paio di avversari. Quindi è il giocatore per il Napoli. Assolutamente. Un plauso va fatto secondo me anche a Oliveira, perché spesso è stato oggetto di critiche, però nell'ultima partita, correggimi se sbaglio, no, qualche diagonale positiva l'ha fatto.
No, io credo che sia stata la migliore partita di Oliveira nel Napoli da quando è a Napoli, quindi mi hanno fatto i complimenti a questo ragazzo che si è visto all'inizio dell'anno forse messo in discussione, ma poi sta venendo fuori il suo valore. Ma Oliveira è un giocatore importante, non dimentichiamo. Assolutamente, assolutamente. Caro capitano, noi come sempre ti ringraziamo, ti auguriamo un buon weekend e naturalmente ci risentiamo presto. Forza Napoli. E ragazzi, un abbraccio sempre. Ciao capitano. Grazie mille a Francesco Monterino, chissà cosa stava mangiando. Si sentiva. Sì, mi alzi un po' i ritorni, però sì, perché lo stesso problema tutti i giorni, ti sento lontanissimo, cerchiamo un attimo di ottimizzare. Nel frattempo ti dico che sul discorso rinnovo Kvar, anzi prolungamento è più corretto dire, la distanza tra domanda e offerta è tra i 6 milioni che offre il Napoli, gli 8 milioni che chiede il Giorgiano. Il Giorgiano poi vorrebbe inserire una clausola rescissoria bassa per accettare i 6 milioni proposti dal Napoli di circa 80 milioni di euro, però il Napoli non vorrebbe proprio inserirla la clausola rescissoria, a meno che non è una cifra che si aggira dai 100 ai 120 milioni, quindi 110 115, però questo non significa che c'è distanza, ci sono ancora dei discorsi in atto, ma è una distanza colmabile. Se 10 giorni fa era un discorso forse un po' più congelato, adesso le parti sembrano più vicine. Se ne riparlerà anche dopo l'Inter? Ma non credo che ci sia bisogno di riparlarne a raffica, nel senso che Manna ha incontrato l'agente del calciatore e così come ha incontrato lui ha incontrato anche Federico Pastorello per il rinnovo di Meret, che ormai sembra ormai prossimo alla definizione, e quindi ci sono prospettive positive. L'intenzione di restare a Napoli di entrambi c'è, quindi non faranno pressione per andare via o per trovare altre soluzioni. E naturalmente speriamo che alla fine veramente si possa trovare la quadra sia per il portiere azzurro e naturalmente soprattutto per Kvaratskhelia, perché veramente sarebbe un peccato e una sconfitta perdere questo giocatore. La sconfitta, Michele, no, secondo me, perché poi c'entra molto anche la volontà del calciatore e le sue ambizioni personali. Lui sperava nella scorsa stagione evidentemente che il Paris Saint-Germain facesse seguito a quanto promesso, perché prospettargli un ingaggio da 11 milioni di euro chiaramente è importante, è fondamentale per il singolo, per il calciatore, ma se poi non vai dal Napoli e concretizzi un'offerta importante e quindi riesci ad acquistare il cartellino, gli puoi offrire anche la luna, ma manca un 50% della trattativa da chiudere. Se tu non riesci a chiudere questo 50% della trattativa, è inutile parlarne. Certo, sicuramente. Antonio, nel frattempo però la squadra è già ritornata ad allenarsi, chiaramente, perché non c'è tempo da perdere, Conte di tempo non ne perde mai, e domenica arriva l'Atalanta, e abbiamo visto ieri, insomma, è una squadra assolutamente top, non ha bisogno di superiorità numeriche, e, insomma, è una squadra che oramai gioca insieme da una vita, è vero, non ha più Cup Miners, ma è una squadra, insomma, che è sempre poi riuscita a sopperire a quelle che sono state le mancanze o le cessioni eccellenti che ogni anno o quasi ogni anno la Dea fa. Sì, per carità, però è anche vero che mi sembra tanto che ogni avversario che arriva il Napoli rischia di perdere oppure si trova in una situazione di grossa difficoltà, di grande imbarazzo. Il problema è anche per le avversarie affrontare il Napoli, perché lo abbiamo visto con il Milan. Sì, il Milan ci ha provato con Chukwueze, hanno tentato, ha sfiorato il gol, ma solo in fuorigioco con Morata, bravissimo come sempre a mio avviso Buongiorno, che ha dato grande solidità, grande compattezza, grande sicurezza a Rachmani, ma anche allo stesso Di Lorenzo Oliveira. Quindi questo ci fa capire che sostanzialmente il Napoli è molto forte in difesa, settimo clean sheet su 10 partite disputate, 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta, sono numeri da capolista
ma la forza di questo Napoli si capisce anche dalla qualità delle giocate. Magari nelle scorse partite si era detto il Napoli avrebbe dovuto segnare qualche gol in più, addirittura ne ha fatti due a Milano, anche se questo addirittura lo rendo più morbido, perché non mi stupisce più di tanto, perché ho visto una squadra brava a tenere il campo e a creare la supremazia territoriale nei confronti degli avversari. Quindi sì, magari rischiamo qualcosa in difesa, ma mai al campanello d'allarme che ci avvicina a prendere gol. Tu se guardi i numeri di questa squadra capisci che sostanzialmente Conte va bene a essere prudente, ma tra i gol subiti, che sono 5, quindi il Napoli adesso è la miglior difesa con la Juventus al secondo posto perché ne ha presi 7, i gol realizzati saranno anche 18, quasi come la Juventus, perché la Juventus ha fatto uno in meno, ma anche la Lazio ne ha fatti 17. L'Inter sì, segna 24 gol, l'Atalanta 26, ma a differenza del Napoli l'Inter ne ha presi 13, l'Atalanta ne ha presi 14, il Napoli 5. Assolutamente. La differenza. Il primato è tutto lì. Assolutamente, assolutamente. Ma salutiamo il prossimo ospite, Antonio, il maestro editorialista di Repubblica, Antonio Corbo. Ciao Antonio, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Primo ostacolo di questa serie di fuoco superato, Antonio, con che voti? Direi 8. Il Napoli è stato bravissimo, soprattutto perché il Napoli ha intrapreso una strada completamente diversa rispetto alla storia del club. Sta giocando un calcio pragmatico, senza la retorica della bellezza. Antonio, è un Napoli micidiale, l'hai scritto anche su Repubblica, Napoli all'italiana. Napoli all'italiana nel senso buono del termine, però. Ma certo, perché Napoli all'italiana, cioè il gioco all'italiana può avere un senso cattivo del termine. È il gioco che è stato ripreso ovviamente anche dall'Argentina in qualche modo da José María Bilardo, che ha vinto poi nell'86 copiando l'Italia dell'82. Ma io non mi sono fatto mai a lusingare o sedurre dal gioco, dagli estetti del calcio. Il calcio è stato sempre lo stesso. Vince chi segna di più, chi difende il vantaggio, chi controlla tutti gli spazi, chi non lascia varchi agli avversari. Quindi ieri, cioè, a Milano c'è stata una lezione di calcio italiana e di come una capolista può portare avanti lo scudetto senza vendere sogni, ma vende, come dice lo spot, concreta realtà. Intanto vanno in gol proprio i due attaccanti, Kvaratskhelia, una bella conclusione tecnica e classe da fuori aria, e forza devastante di Romelu Lukaku, che prende posizione e segna. Era un po' quello che si aspettava il pubblico, i tifosi, l'opinione pubblica, no? L'arrivo di Lukaku in zona gol. Sì, ma poi io non so se avete letto, ma certamente non siete obbligati a farlo, l'articolo mio di presentazione l'ho letto. Napoli. Però lì dentro io scrivevo che certamente avrebbe cambiato modulo Conte, sì, perché il primo obiettivo era sfruttare il centro della difesa milanista, che era il punto vulnerabile della squadra. Dopo 5 minuti c'è stata l'azione che ha portato in gol Lukaku, che era uno schema già studiato prima della partita, cioè Lukaku ha segnato prima di scendere in campo, perché Conte gli ha tracciato lo schema con Anghissà o comunque chi poteva sostenere il gioco per infilare in un contropiede alto, diciamo, in contrattacco, ecco, questo è il contrattacco, è in diagonale ma tutto in verticale, in profondità, Lukaku si è trovato benissimo tra i due centrali che si sono
allargati, quindi quello è calcio vero. Quando fai queste cose dici che tu hai capito la partita, l'hai programmata bene, poi in difesa, senza essere una difesa sguaiata e provinciale e pacchiana, è stata una difesa direi solida che ha resistito ad un buon Milan. Ma se i club vogliono spendere i soldi per pagare Ibrahimovic che non gioca e magari risparmiano sulla scelta degli allenatori come sta facendo il Milan, e poi c'è un allenatore che non ha saputo riparare i guasti della sua difesa lasciando un varco aperto come l'ingresso della mostra d'oltremare, allora a questo punto è giusto pure che il Milan in questo momento non figuri neanche per le competizioni europee, perché non sanno amministrare i soldi. Antonio, ti ha convinto la prestazione di Gilmour? La prestazione, scusami, di chi? Di Gilmour, lo scozzese. No, conosco Gilmour, non avevo capito Gilmour, non so che è Gilmour del scozzese. Per me è sempre più vicino a Dem che alla Bottica, però è stata una prestazione sufficiente. Non mi convince purtroppo McTominay, anche perché nella precedente partita aveva giocato troppo alto, stavolta è entrato in partita un po' a tratti, ma il Napoli, per il Napoli questa mia considerazione è una nota di ottimismo in più, perché se il Napoli, sfruttando a metà gli acquisti dell'estate, è primo in classifica, significa che c'è una riserva di potenza, cioè quando Lukaku sarà al massimo, quando McTominay avrà trovato la sua giusta posizione, quando magari Meres sarà all'altezza della sua di quanto si dice di lui e potrà meglio sostituire Caraschelli, che intanto ha raggiunto livelli di nuovo importanti, è vero che su Napoli c'è ancora un margine di miglioramento. E su Kvara, da vecchio cronista, è responsabilità è di Conte e di De Laurentiis insieme, perché così come Conte si è molto battuto per alcuni giocatori, deve battersi per Caraschelli, per fargli rinnovare il contratto, perché Caraschelli è il giocatore tecnicamente più importante del Napoli, quindi non si può sbagliare su Caraschelli dopo tanti errori su Osimhen. Assolutamente. Questo, visto che nel Napoli Conte comanda, è giusto che si faccia sentire anche sul contratto di Caraschelli. D'accordo con te, Antonio. Poi siamo curiosi di capire come andrà a finire anche Napoli-Atalanta, in un orario che a me non entusiasma, questo delle 12:30, però è un altro test importante. A me quell'orario piace perché mi consente di non scrivere durante la partita, come mi succede con le notturne, ma a questo sono abituato. Non a caso io, quando lavoravo in un altro giornale, con lo Sport, ero l'inviato che andava spesso a Lisbona, dove le partite cominciavano un'ora dopo, alle 21, anzi alle 22, e lì si rischiava di perdere i treni nel sistema organizzativo di una volta. Quindi io sono abituato a scrivere all'ultimo minuto sul tamburo, però se posso scrivere con maggiore serenità, dopo un rosso e una spremuta d'arancia, mi piacerà. Assolutamente. Antonio, come sempre, grazie mille, un abbraccio forte. Aspetto sempre segnalazioni di tappe enogastronomiche. Ne ho un paio da studiare e subito, immediatamente, poi trasferirò le mie informazioni. Grazie molto. E non mi dai mai queste indicazioni, è un po' come il Napoli di una volta. Antonio, grazie mille, un abbraccio. Grazie mille ad Antonio Corbo, il maestro Antonio Corbo, editorialista di Repubblica. Caro direttore, siamo alle porte del gran finale. Alle porte, quindi dobbiamo fermarci, prendere la chiave, aprire la porta ed entrare nel gran finale. Quindi prendiamo la chiave? Sì, no. Va benissimo, a tra poco. Radio.0 è social. Seguici sulle migliori piattaforme per interagire con i nostri contenuti extra. RPZ, Radio.0, con te, ovunque.
RPZ Radio.0. Su RPZ Radio.0 Napoli Magazine Live. 14:44, scatta l'ultimo giro, suona la campanella dell'ultimo giro a Napoli Magazine Live per il 31 ottobre 2024. Dalla redazione di napolimagazine.com il direttore Antonio Pedrazzolo. E Antonio, adesso andiamo in scena. E certo, ma non mi sorprende, perché andiamo in scena, ma alla grande. Molto tecnico, molto bravo. Penso di averlo inventato opinionista sportivo sul calcio a Napoli. Dai, mi voglio dare questo titolo da solo. Alla Pippo Baudo, te l'ho inventato io! Come opinionista sportivo. Assolutamente. Arturo Muselli, ciao Arturo. Ciao a tutti. È un investito. Sogno, sei il Claudio Cecchetti della radio sul Napoli. Già pronta la serie, dopo hanno ucciso l'uomo ragno, inventato Arturo Muselli commentatore sportivo. Ma lui è politico, però fare qualsiasi più cosa, un po' più accattivante. Appunto. Vai Antonio. Arturo, Napoli è primo in classifica, tra quanto tempo possiamo acquistare gli striscioni, le bandiere? No, io penso il più tardi possibile, ma non è per... No, è anche una questione di scaramanzia, non nascondiamoci. Però a me sembra che, leggendo un po' intorno, no, dichiarazioni di esperti di calcio, di ex giocatori, opinionisti e roba varia, mi sembra che questi non fanno altro che aspettare una sconfitta del Napoli. Quindi, voglio dire, dobbiamo stare attenti, anche perché... come diciamo noi a Napoli, lancio un detto che magari dovreste insegnare a Conte durante la conferenza stampa, visto che lui si stava dilettando tra i detti napoletani: l'occhio sic su peggio scuppottata. infatti abbiamo visto con Lobotka che cosa è successo, no? Abbiamo tanto decantato tutti quanti a parlarne bene e boom, sei scassata Lobotka. Quindi dobbiamo, secondo me, a stare attenti agli occhi degli altri. Mi sembra che se il Napoli vince 1-0 non va bene. Se vince 2-0 se vince con il rigore ma ha vinto con un rigore. Io non è che voglio fare polemica, figuriamoci, però rilassatevi un poco e vedete il campionato come, che cosa ci racconta, insomma. Vero, tra l'altro molti dicono calendario difficile, calendario adesso il Napoli soffrirà, però le partite che sono state mandate in archivio non sono state poi così semplici, quindi ognuno è stato un ostacolo da superare. 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta, 7 clean sheet su 10 gare. Miglior difesa, attacco che comunque ritrova i gol di Kvara e Lukaku, mi sembra un ruolino di marcia di tutto rispetto. Ma infatti, guarda, siccome parliamo di Napoli, io in realtà vorrei parlare del Parma, perché così, ma non perché sono pazzo oggi, perché è Halloween, ma perché effettivamente, insomma, col Parma giocammo bene, facemmo anche abbiamo avuto anche un'ottima vittoria, ma il Parma era una signora squadra e ieri sera l'ha dimostrato, insomma. Quindi io credo che l'umiltà di questa squadra e la filosofia che ha imposto Conte sia molto legata a non considerare una squadra più forte o più debole. In questo momento non ci si può fidare di nessuno, quindi è molto relativo dire abbiamo una serie di partite complicate, perché è stata complicatissima contro il Como, è stata complicatissima contro il Parma, complicata a Cagliari, complicata sì con il Milan, ma perché abbiamo avuto un Milan che
che ha fatto una partita superiore ad altre tante partite fatte in precedenza dal Milan, insomma, quindi è un po' riduttivo secondo me parlare di un filone complicato. In questo momento sono tutte complicate e lui le affronta come se fossero grandissime squadre tutte, quindi credo, perciò dico, secondo me la filosofia, la mentalità di Conte è giusta, e questo tipo di mentalità secondo me dà anche un certo tipo di solidità alla squadra. Cioè è difficile, non dico che è impossibile fare gol a Napoli, però se lo devono sudare oppure devono segnarlo in fuorigioco, che poi non vale. oppure e poi lì apriamo l'argomento arbitraggio, no? VAR e roba varia. Però scusami, se addentriamo in quella cosa lì non ne usciamo più. Però scusami Arturo, a proposito dell'arbitraggio di Milan-Napoli, no? C'era stata un po' di polemica per la scelta di Colombo, perché già il cognome Colombo, cognome tipicamente il Rione Sanità praticamente, adesso arriva là, adesso ce la faranno pagare, insomma la solita dietrologia. Invece secondo me Colombo ha arbitrato benissimo, benissimo. Ma infatti non possiamo assolutamente dire che era un risultato bugiardo o che l'arbitro è stato decisivo, la pedina che ha determinato un risultato. Non è stato il protagonista della partita. Assolutamente. Anche le interviste da parte del Milan, tutti quanti hanno dichiarato che il Napoli ha fatto qualcosa in più. Quindi non credo che abbiamo rubato qualcosa a nessuno dall'inizio del campionato, e se poi qualcuno vuole utilizzare ancora la frase Napoli non ha la Champions, non ha le coppe, non ha, ma può mai essere una, cioè ce ne possono mai fare una colpa? No, anzi. Che io credo che, voglio dire, a chi dobbiamo chiedere scusa alla fine di questa cosa? Quindi mi sembra un po' assurda, mi sembra assurdo parlarne e ricordarlo ogni volta. Ma perché Arturo, secondo te, se dovesse succedere quello che tutti sogniamo, non diranno perché non c'erano le cose? Sì. Ma certo, ma infatti per questo dico, dovremmo poi come se poi il Napoli non l'ha fatto mai le coppe, ha sempre giocato. Cadere? Cioè mi sembra un po', no? Non credo che ci dobbiamo giustificare. Beh, poi un'altra frase che sta andando molto di moda è da parte anche di un ex nostro, del signor Giunteli, che diceva sì, ma il Napoli 8 undicesimi sono quelli dello scudetto. Ho capito, però l'anno scorso la stessa squadra dello scudetto è arrivata decima, quindi di che cosa stiamo parlando? Cioè mi sembra un volersi arrampicare sugli specchi e creare un po' di pressione, un po' di tensione. Ma Conte, figuriamoci, insomma, riesce a tenere bene sotto scacco i ragazzi, belli concentrati e motivati, quindi non so. Se questi mezzi verbali possono essere utili a far perdere il Napoli, non lo so, è qualcosa che non ha affinità con lo sport, secondo me. Assolutamente. Vero. Incrociamo le dita anche per domenica, Napoli-Atalanta. Assolutamente. Altra partita difficile, partita complicata, ma l'affronteremo con umiltà e con concentrazione. E con motivazione soprattutto. E poi la contenteremo insieme al nostro opinionista di punta del giovedì. Di punta no, mi metto sulla tre quarti. guarda, io ti vedo alla Neres, Arturo, quindi se no, perché non ho l'altezza, non ho la stazza, quindi come prima punta Neres, non è un bel giocatore, però al massimo falso 9. Va benissimo così. Va bene, grazie mille. Ciao Arturo. Ciao a tutti. Grazie mille ad Arturo Muselli. Fortunatamente ogni tanto, insomma, ci ripropongono
Gomorre, quindi possiamo vedere le sue performance. Insomma, è stato un altro gran bel personaggio di Gomorra, Sangue Blu, veramente spettacolare, anche inatteso, perché non te l'aspettavi un Sangue Blu quando già c'erano dei profili ben delineati dopo lunghe stagioni, no? Di Salvatore Esposito, Marco D'Amore. Certo, certo. No, ma Antonio, se possiamo dire una cosa con certezza, è stata la novità. No, ma questa è stata la novità in attesa che ha appassionato ancora di più. Assolutamente. Poi Gomorra ha messo in risalto dei giovani attori partenopei, poi bravissimi, bravissimi, poliedrici, bravi, ma veramente, veramente conosciuti al grande pubblico. Quindi assolutamente dobbiamo dire soltanto grazie a Gomorra. E poi è stata comunque una bella serie. Poi si può parlare di tutto quello che vogliamo, ma insomma, alla fine poi se vogliamo metterci dentro certe cose dobbiamo metterle per tutto. Allora parliamo pure di Al Pacino. Perciò non è che dobbiamo poi fissarci ogni volta, no? Non vediamo più la TV a questo punto. Appunto, ma io, cioè, questo proprio dicevo, cioè, in qualsiasi film, soprattutto in alcune produzioni, c'è sempre un po' di violenza, ci sono sempre storie difficili anche da raccontare. E allora che facciamo? Non facciamo più i film, non parliamo più di certi argomenti, non portiamo sul grande schermo alcuni argomenti? E invece no, bisogna assolutamente parlarne e farne tesoro, casomai spiegare che non è quella la realtà, né tantomeno quello che bisognerebbe. Stai dilungando un po' troppo, ma mi devo preoccupare. Mi dicono di mantenere un po', insomma, di fare un po' di tiki-taka, insomma. Per uscire un po'. No, perché era concordato quell'orario, quindi perciò ho detto. Sì. Ho chiesto la comunicazione di servizio. Di servizio, infatti, t'ho risposto. Antonio, è chiaro che il Napoli adesso è iperconcentrato sulle due sfide, perché poi ci sarà una nuova sosta. Quindi lì casomai, insomma, il bilancio si può fare, ma soprattutto credo che si possa fare un bilancio dal punto di vista prettamente atletico, e forse lì si sa. Ma io non ne farei una questione adesso di bilancio, ogni partita è un bilancio. No, io sto parlando della sosta. Ho capito, però la sosta, tu dici dopo l'Inter, quindi dopo, sì, il 10 novembre. Sì. Perché la sosta ricadrà nel weekend del 17 novembre. Ma poi forse sarà traumatico più per gli altri che per il Napoli. Ma sì, speriamo proprio di sì. Perché con il vantaggio accumulato, il Napoli poi può permettersi anche un pareggio a Milano con l'Inter, anche se so che Conte andrà lì per giocarsela, insomma, non è che vorrà fare brutta figura. La X Conte la mette soltanto anche perché non gioca mai per il pari, quindi. Appunto. La X Conte la utilizza soltanto quando deve barrare qualche modulo, no? Ci sono i quadratini, sì, no. Solo per questo, insomma, quindi. Certo, poi se la partita impegnativa fa venire fuori un pareggio è un altro tipo di discorso, ma questo lo si può fare anche per Napoli-Atalanta, quindi bisogna capire un attimo come va a finire questa storia del campionato. Ci sono tante sfide, poi arriveranno anche quelle, ad esempio contro la Roma, col Torino, insomma. Guarda, si sta parlando, Antonio, secondo me poco della Lazio, che invece è una squadra, credo sia una squadra molto equilibrata, con delle individualità importanti, sì, sì. E sarà un ostacolo, un osso veramente duro la squadra di Baroni. Sì, anche perché ci sono dei giocatori che stanno dando dei contributi notevoli. Penso per esempio a Nuno Tavares, Castellanos. Quindi Castellanos sicuramente. Poi quando è mancato Zaccagni, anche i sostituti non sono stati meno bravi. Certo. Quindi questi sono segnali notevoli. Certo, se penso al Napoli vedo una stoffa diversa, una consistenza diversa. Assolutamente. Ci sono quasi 10 punti di distacco tra Napoli e Lazio, 9, perché la Lazio ha 16 punti come l'Udinese, e quindi
c'è un abisso per il momento, non l'arbitro, ma di punti. Assolutamente, assolutamente. Mi dicono che ci sono dei problemi per l'ultimo. Per l'ultimo ospite, quindi insomma possiamo salutarci. Sì, ma mi devi dire però che cosa fai stasera, se parteciperai a un big party di Halloween oppure come sempre. Ritiro, domani c'è la conferenza stampa di Conte. Questo sto dicendo, come sempre ti preparerai alla conferenza stampa di Conte, che si terrà due giorni prima della partita. La mia prestazione alla conferenza stampa da farvi leggere, perché sono esibito. Halloween con Conte, niente male, insomma, cioè, un incubo però, per chi... Che non ha parlato prima di Milano, giusto che la faccia, anche perché il Napoli è primo in classifica, che non deve parlare. Assolutamente. Direttore, allora buon Halloween e a lunedì. Un abbraccio a lei e a tutti gli amici all'ascolto. Grazie mille al direttore di napolimagazine.com Antonio Petrazzuolo, ma noi non ci spostiamo dalla redazione di napolimagazine.com perché arrivano le ultimissime. Le ultimissime di Napoli Magazine, sponsored by Studio Tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, il tuo tecnico di fiducia, portata di click, studiotecnicomdm.it. Ultimissime al femminile in tutto e per tutto, buon pomeriggio a Preziosa Lombardi, ciao Preziosa. Ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. Naturalmente il racconto di oggi è per gli allenamenti del Napoli, che dopo Milano ovviamente vedono impegnata la squadra di Antonio Conte sul fronte Atalanta. Sì, Napoli continua la preparazione a Castel Volturno per il match di domenica contro l'Atalanta, come appena avete anticipato. Domani Conte parlerà anche in conferenza stampa alle ore 14:30 proprio in vista del match contro la squadra di Gasperini, che ha giocato ieri, e anche lei comunque si sta preparando per questa sfida molto insidiosa, che però sembra che comunque possa portare il Napoli a giocarla con un certo entusiasmo, visto anche la vittoria importante ottenuta a Milano. Poi, per quanto riguarda le ultime notizie, abbiamo anche qualcosa che riguarda Osimhen. Nelle scorse settimane si è parlato tanto del suo futuro, che potrebbe lasciare il Galatasaray a gennaio nel mercato invernale, però il nigeriano ha risposto a una domanda di un tifoso del Galatasaray che gli aveva chiesto se sarebbe rimasto fino alla fine, e gli ha detto sì, ovviamente resterò qui fino a fine stagione. Poi abbiamo anche altre notizie. Voi durante la trasmissione avete parlato del rinnovo di Kvaratskhelia, però il Napoli sta trattando anche il rinnovo di Alex Meret, che sembra un po' quello più semplice per arrivare alla pomata bianca. Ci sono due opzioni per il suo rinnovo: una è un'offerta valida fino a giugno 2027 con opzione fino al 2028, oppure un'offerta valida fino a giugno 2028. Le parti stanno trattando con l'agente Passerello e sembra che sia molto facile la strada per arrivare appunto alla fumata bianca. Poi abbiamo un'altra curiosità, ecco, insomma, che visto che ieri è stata la giornata di Diego Armando Maradona, ci sono state tante celebrazioni per il lascio argentino. Infatti su Napoli Magazine troverete video e foto di tutti gli omaggi anche al Murales Maradona, ai quartieri spagnoli per il Pipe d'Oro. Oggi in casa Napoli è anche giorno di compleanno, perché Matteo Solivera compie 27 anni. Bene, tra l'altro si è regalato una bella prestazione contro il Milan, quindi ha festeggiato con due giorni d'anticipo. Preziosa, sul fronte Lobotka c'è qualche schiarita? Ma in questo momento sembra che però possa comunque giocare ancora Gilmour, però lo slovacco dovrebbe essere convocato. Disponibile, il diciamo. Non vuole proprio portare il rientro, sarà comunque valutato giorno dopo giorno da Antonio Conte, però contro l'Atalanta potrebbe esserci ancora lo scozzese dal primo minuto. Anche perché l'infortunio che ha subito, ricordiamolo, è un infortunio, ma è soprattutto un campanello d'allarme. Forzare significherebbe rischiare poi di perderlo per più tempo, quindi... Sì, anche perché comunque Gilmour partita dopo partita sta dimostrando comunque di entrare piano piano comunque nei meccanismi di Conte, quindi l'allenatore può tranquillamente non forzare il rientro dello slovacco. Assolutamente. Preziosa, grazie mille e buon lavoro.
Grazie a te, ciao Michele, buon pomeriggio a tutti. Grazie, grazie mille a Preziosa Lombardi, che con le ultimissime di napolimagazine.com chiude l'appuntamento di oggi con Napoli Magazine Live. So che vi state preparando per Halloween, divertitevi, ma pensate anche al Napoli. Lo so, insomma, è un pensiero fisso, quindi è inutile ripeterlo, ma come dire, ripetita Juvat. È tutto per oggi. Torniamo comunque domani, nonostante sia una giornata non proprio di festa, ma sia una giornata festiva. E torneremo domani, naturalmente, dopo Fabio Tarantino e prima di Brian, che tra poco prenderà il mio posto. Da Michele Sibilla è tutto. Come sempre, forza Napoli, viva Diego e forza Azzurri. Su RPZ Radio.0, Napoli Magazine Live, sponsored by Euronics Gruppo Tufano, studio tecnico, progettazione, servizi, lavori edili, MDM, Sefital Finanziamenti, Momap.